qui c'è l'ospedale maggiore, qui ci sono case che non ci sono più e qui scorreva il naviglietto che portava l'acqua al laghetto di Santo Stefano. Questo è come oggi, l'ospedale maggiore c'è ancora, le altre case non ci sono più e al posto del naviglietto c'è una strada che non a caso si chiama Via Laghetto, perché questo era il canale che alimentava il laghetto di Santo Stefano. Potete anche apparire, eh? A proposito di chiesa di Santo Stefano, il laghetto si chiama Laghetto di Santo Stefano proprio perché era di fronte alla chiesa. Il laghetto è durato dal 1388, quando è stato quindi pieno periodo di costruzione del Duomo, fino al 1857, dove oramai non serviva praticamente più per portare le pietre. C'erano stati anche, l'imperatore austriaco era passato di qui, aveva visto che c'era un padre zanzare maleodorante perché stava dentro di tutto, allora anche lui aveva contribuito al clima con quel cui questo, quando è stato interrato non si è lamentato nessuno. La chiesa di Santo Stefano è di là. È di...